mi metto qui, che è diverso. Vediamo che sarà bene, perché fanno un po', vedremo. Siediti se vuoi, perché detto fra noi, fra un po' ti faccio un'intervista. Non devi preoccuparti se i tuoi pensieri vanno a destra, al centro, da sinistra. Devi truccarti un po', sembri un gufo sul comò, però sei il primo della lista. Che ne so, ti dirò, mi importa solo che tu non mi faccia il qualunquista. Negli ultimi anni si parla molto in Italia e anche nella nostra regione di cibo, di tutela del cibo, di cibo diverso. Cerchiamo di essere tutti quanti più sani, seguendo non soltanto quelli che sono i suggerimenti che ci danno le varie trasmissioni televisive su cosa mangiare, e soprattutto ci fanno vedere dei cuochi particolari che in 5 minuti riescono a mettere su una cena con il poco che hanno, che avrebbero, diciamo così, a disposizione. Secondo me sono strade da non seguire, magari dal punto di vista di spettacolo, vi può piacere, state pure dietro, senza problemi. Ma dagli anni Ottanta è nata in Italia un'associazione che secondo me sta diventando un movimento, un vero e proprio movimento, che è legata soprattutto all'educazione, alla formazione sul cibo e alla tutela soprattutto di certi cibi particolari che la nostra terra produce. E allora non potevamo non chiamare qui il presidente di Slow Food Marche, Ugo Pazzi, che è un agronomo e anche un libero professionista, ma soprattutto crede molto, e possiamo dirlo, Ugo, nella sua missione. Ecco, qual è la missione vostra, tua, che dirigi questa nostra regione? La missione è quella di Slow Food, è una missione talmente ampia che si identifica con il mondo intero, perché Slow Food è un'associazione ormai internazionale che conta numerosissimi soci, che sono anche produttori agricoli, che sono giornalisti, che sono semplici consumatori, che noi amiamo definire non più consumatori ma coproduttori, nel momento in cui fanno scelte alimentari legate all'etica, legate alla sostenibilità, legate a un cibo che è buono. Questa missione è una missione legata alla tutela della biodiversità, essenzialmente, all'educazione, come prima dicevi. E, lavoriamo e ci occupiamo di un pezzo di agricoltura che per ora è ancora forse piccolo, però sta crescendo rapidamente, perché sta crescendo rapidamente la sensibilità della massa, diciamo, verso prodotti che hanno caratteristiche differenti. Dare valore al cibo, in sostanza, è quello che stavi dicendo te. Ma avete delle risposte positive, oppure, vivendo ormai in anni velocissimi in tutti i sensi, quindi anche nel mangiare e anche nel coltivare certe cose, trovate delle resistenze? Sì, sono anni velocissimi e lo viviamo sulla nostra pelle. Aver costruito una rete internazionale e italiana è complesso e ci dà grandi responsabilità. Però, dobbiamo dare delle risposte che sono risposte di largo respiro e di lungo periodo ai produttori. Che cosa facciamo? Noi vogliamo ridare centralità al cibo, e lo facciamo attraverso un'agricoltura che è un'agricoltura di piccola scala. L'agricoltura familiare, l'agricoltura degli orti, l'agricoltura fatta di apparentemente di piccoli numeri su scala locale, che aggregati costituiscono, come dire, la stragrande maggioranza delle produzioni agricole del mondo. Che significa rispetto delle tradizioni? È la stella polare delle attività di Slow Food sin dall'inizio, sin dagli albori della nascita dell'associazione, quando Slow Food ha voluto riscoprire alcuni prodotti che erano letteralmente in via d'estinzione, che rischiavamo di perdere per sempre. Delle Marche, penso alla mela rosa dei Monti Sibillini e penso al pecorino dei Monti Sibillini, due presidi legati al parco nazionale, che avevano un problema. Il problema è che non c'erano più produttori in grado di trasformarli, perché
diventava antieconomico realizzare questi prodotti. L'attività di Slow Food è stata quella di dare visibilità agli ultimi produttori rimasti e poi abbiamo fatto un lavoro che è stato quello di accompagnare, nel mettersi insieme, nel cooperare i vari agricoltori e allevatori. E questo ha dato la possibilità di affrontare uno dei nodi centrali dell'agricoltura marchigiana, quello della cooperazione, del mettersi insieme, di ragionare insieme su un progetto comune. Ecco, quanti soci siete? Scusami se ti interrompo. Siamo circa 1.800 soci nelle Marche. Poi ci sono ovviamente all'interno di questi non tutti i produttori che noi segnaliamo nella guida o le osterie che abbiamo, o i produttori vitivinicoli sono soci Slow Food, ma sono quindi siamo come un numero abbastanza più ampio di questi a livello regionale. Chi è che stabilisce, che definisce o che si prende la responsabilità di dire questo è un cibo di qualità? Questo è un Come tema fate? dibattuto perché poi c'è un elemento della qualità che è soggettivo. A livello Ah, scientifico questo certo. ci sono i panel test, cioè gruppi di assaggiatori che sono preposti per questo tipo di definizione, che è una definizione che non è mai statica, è una definizione che è molto relativa al momento in cui si fa l'assaggio e ha una validità, come dire, l'abbiamo più legata non all'eccellenza, ma la stiamo legando sempre di più all'impegno per l'ambiente. Quindi ci piacciono sempre di più i vini che rispettano l'ambiente, le birre che hanno un qualcosa di etico magari, e lo stesso per tutti gli altri prodotti Vino che alimentari. rispetta l'ambiente, che significa? Significa utilizzare fonti di energia, per esempio, rinnovabili, significa utilizzare vitigni autoctoni che riescono a resistere meglio ai cambiamenti climatici, significa utilizzare meglio le risorse e rispettare la fertilità del suolo, per esempio. Sono le frontiere su cui Slow Food si è affacciata da qualche anno e stiamo facendo adesso delle iniziative, partita la campagna per il climate change, quindi faremo dei menu in ristoranti di tutta Italia e quindi anche nelle Marche, menu ispirati a un contrasto ai cambiamenti climatici in corso. Ecco, l'agricoltura, abbiamo detto che ci sono cambiamenti, ci sono stati, è in equilibrio con l'ambiente, secondo te? Non sempre, perché, come Ecco, dire, ci e sono. nel caso specifico fate qualcosa per far sì che il proprietario, l'agricoltore, il contadino, si metta, diciamo, a passo con voi? Trovate Sì, resistenze? Ecco. no, noi riscuotiamo un grande interesse perché abbiamo questa grande visibilità nei confronti attraverso la stampa per le iniziative nazionali che svolgiamo. Carlo Petrini è una persona, come dire, Certo. che è talmente importante in questo momento nel dibattito sul cibo globale che basta lui per alimentare un certo tipo di interesse. Abbiamo tante richieste, proviamo a instaurare un rapporto con le persone per trasferire i nostri valori. E spesso io sono ottimista sul fatto che si possa raggiungere un cambiamento culturale nel modo di produrre, rispettando quelli che sono alcuni punti fermi. Non ci fermiamo a dire che il biologico è la cosa migliore del mondo. Diciamo che il biologico è un passaggio importante. Ma diciamo che vi sono una serie di altre pratiche importanti per tutelare la qualità del prodotto e soprattutto avere un'idea che dopo che il prodotto viene fatto bisogna avere una comunità locale che lo consuma. E il paradosso è questo, che si salva il Certo. cibo locale attraverso il mangiare, attraverso il consumo. Parli di biologico, vino biologico per esempio. Non facciamo marche di vino, eccetera, in Italia sappiamo, e cioè nelle Marche sappiamo che ci sono diverse Assolutamente. marche, anche cantine ottime, anche se non producono quanto magari producono in altre regioni, eccetera, eccetera. Certo. Io sono abituato, dico a caso ovviamente, a prendermi un verdicchio qualsiasi, non faccio il nome, e lo bevo. Poi mi fanno assaggiare, la stessa azienda mi fa assaggiare il suo prodotto biologico e è diverso. Come faccio ad abituarmi a dire, non è facile secondo me, preferisco questo piuttosto che quest'altro? Soltanto perché tu mi dici che è biologico, hai capito? Io ormai ho fatto la bocca, o se vuoi il palato, Sì, certo. e ci sono difficoltà in questo senso?
C'è un enorme lavoro di educazione che bisogna fare sul pubblico. Quindi c'è la comunicazione. La comunicazione è importante per il semplice fatto che è biologico, quel vino riesce a stare sul mercato a un prezzo più elevato. Questo condiziona sicuramente anche il compratore del vino, il consumatore. C'è un movimento del vino tutto legato al solo rispetto dei canoni ambientali. Di marche? Parliamo anche di marche, sì, ci sono piccole aziende che riescono a fare delle aziende, sono aziende principalmente biodinamiche che hanno il movimento dei vini naturali, coloro che credono che in qualche modo il vino debba essere assolutamente nell'ortodossia della naturalità. Spesso questi vini, i detrattori dicono che sono vini poco eleganti o poco equilibrati. Qui è un dibattito culturale, non è un dibattito su chi ha più ragione o meno ragione. Noi ci limitiamo a registrare quello che sta avvenendo nel mondo del vino, avendo appunto chiara in mente che è la tutela della biodiversità e il rispetto, diciamo, della tradizione che si confronta però con la modernità, che si confronta con l'innovazione. Non è una tradizione ferma, diciamo statica. In quest'ottica definiamo la qualità dei vini attraverso i nostri gruppi di assaggio. Per esempio, vi siete fatti, vi fate o vi farete dei nemici in questo settore? Assolutamente sì. Questo è un po' l'altro lato della medaglia. Tante persone che ci vogliono bene, ovviamente ci sono anche persone che dicono perché non sto in guida oppure perché ci sono situazioni non risolte. Noi abbiamo, come dire, una solidità che ci contraddistingue dagli altri, soprattutto perché siamo un'associazione. Quindi siamo una rete, siamo una rete di persone che collaborano con quest'idea nel cuore. Però prima abbiamo detto, e tu hai detto che poteva essere vero, che questa associazione è diventata un movimento. Quindi sì. È un discorso, fra virgolette, politico, nel senso de polis, comunità. Assolutamente sì, è un discorso di... stiamo diventando un movimento perché ovviamente supera fisicamente e da un punto di vista valoriale la stessa rete degli associati. Ci sono persone che parlano di Slow Food anche non essendo soci. E questa è una cosa di cui tenere conto nelle nostre valutazioni sull'identità dell'associazione. Carlo Petrini la vede più come un movimento ormai Slow Food, un movimento che deve fare delle campagne in associazione con altri movimenti ambientalisti, no? Penso altre associazioni, Lega Ambiente o WWF, quelle che conosciamo. E che hanno cominciato poi nel tempo, all'inizio... Le cose sono andate un po' così, si è stati presi, sì, esatto. Vabbè, poi piano piano hanno cominciato a prendere. Esatto. Ma quando si prende coscienza, piano piano si entra nella grande comunità. Se la grande comunità piano piano prende coscienza, credo quello che mi stavi dicendo un momento fa tu. Senti, capita spesso di girare. Noi viviamo in una regione... direi di massima abbastanza tranquilla, una regione in cui quando è mezzogiorno e mezzo, l'una, se non tutti ci riescono, comunque ci si mette seduti per mangiare qualche cosa, ci si riesce. In altre regioni, neanche tanto lontane, e anche in grandi città, il momento del pranzo, perché gli inglesi chiamano colazione, noi chiamiamo pranzo e finisce il discorso, perché pranzo è pranzo resta. E io vedi tante volte, credo capiti anche a te che giri, gente con un pezzo di pizza, i cani, il telefono e ancora lavorano. Ecco, combattere questo sistema di vita, che comunque non è un sistema di vita, perché non è soltanto per il pranzo, ma anche per quello che è facile, è difficile, ci state provando o vedi che ci sono delle barriere insormontabili? Ci sono delle grandi barriere, bisogna essere onesti e bisogna essere onesti anche nel dire che è molto difficile cambiare il mondo se lo si vuole cambiare tutto di un colpo, tutto all'improvviso. E i nostri cambiamenti, anche in fatto d'alimentazione, arrivano lentamente. Quindi è possibile pensare di proporre una guida editoriale basata sulle osterie,
È possibile pensare di fare gli orti nelle scuole, è possibile pensare di fare i master, e li stiamo facendo, e stiamo facendo queste tre cose, e questo condiziona probabilmente in una fetta forse piccola, ma non so quanto piccola, una modalità differente di alimentazione, che però è anche di vita, esattamente. Le due cose coincidono perché il cibo è centrale. Cioè, noi affermiamo la centralità del cibo in questi nostri Ma ultimi anche anni. quelli che sono di fast food, per loro il cibo è centrale. C'è dell'ottimo fast food. Se pensiamo a un panino con la porchetta, no? Anche con una bella mortadella, per Esatto, esempio. ecco. Allora, quindi bisogna distinguere, come dire, la qualità del prodotto dalla velocità. La velocità non è mai una cosa che ci piace, però capiamo che ci possono essere dei momenti. Adesso si parla tanto di cibo di strada. Cibo di strada si può coniugare con il cibo che proponiamo con i presidi. Certo, deve essere, non è una cosa che tu mangi quotidianamente, deve essere una cosa, come Certo. dire, una tantum, e comunque ci può stare, ecco. Adesso ti faccio una domanda su di una domanda che mi è venuta in mente. Siete per il cibo pulito, e va bene, rispettoso dell'ambiente, ma l'ambiente spesso non è rispettoso con se stesso. E allora, di quale ambiente siete rispettoso? Non voglio fare il marzullo della situazione, però è vero, l'ambiente molto spesso è degradato. L'ambiente è degradato, ci sono dei fenomeni però, come dire, naturali di degradazione dell'ambiente. Quello che noi condanniamo ovviamente sono tutte le attività umane, in primis l'agricoltura, l'allevamento, il trasporto di cibo fino anche al consumo di cibo, che non sono sostenibili. Cioè, il cibo, che dovrebbe essere sinonimo di vita, è diventato negli ultimi anni sinonimo di morte, perché sono proprio, è l'agricoltura intensiva quella che riduce la fertilità dei suoli In effetti è vero. e distrugge quindi la biodiversità. Quindi lì abbiamo visto il nostro naturale, come dire, valvola di sfogo. Quando siamo usciti dai ristoranti abbiamo detto che c'è fuori, nel senso, come possiamo fare in modo che questi prodotti possano essere tutelati e conosciuti in modo più approfondito. E abbiamo visto che l'agricoltura è un'agricoltura di tipo intensivo spesso, anche in Italia. Ecco, in Italia il fruitore, io e te, ci accontentiamo più di rendere felice il palato oppure ci mangiamo la roba con gli occhi e basta? Beh, gli occhi hanno un elemento, hanno, da, dal, fare, dal momento del fare la spesa fino al consumo, hanno una preponderanza culturale, si potrebbe dire. Poi però l'abbiamo usato come leva culturale, questa del palato. Un cibo buono è un momento, come dire, tutto egoistico, legato all'individualità, che però diventa un fatto positivo per l'ambiente, perché questo, mangiando un cibo che è fatto a partire dalla biodiversità o con tecniche di produzione sostenibile, diventa un fatto positivo anche per l'ambiente. L'atto egoistico che diventa un fatto positivo perché va a alimentare un'economia dei produttori e una sostenibilità anche di certe pratiche agricole. Vegani, vegetariani, ecco, sorridi, ma in che rapporto sono con Assolutamente, voi? E credo che. qual è la vostra considerazione o la loro considerazione? La considerazione è che sono tra i tanti movimenti, quelli che hai citato sono movimenti di tutto rispetto. Ah sì, E cominciano a essere numeri di un certo, come dire, di una certa rilevanza economica, e quindi come tali vanno affrontati. Noi come Slow Food abbiamo un punto di vista, per esempio, sul benessere animale. Non diciamo che la carne non bisogna mangiarla. Diciamo che la carne va mangiata nella misura, in un modo giusto, usando carne di allevamenti, che rispettano il benessere animale, quindi ad esempio stalle o imprese agricole biologiche, per esempio. E diciamo che la carne va consumata meno rispetto a quella che consumiamo oggi, ma più di qualità. E in questo ragionamento è un ragionamento che ovviamente demandiamo poi al singolo, al consumatore. Anche perché il discorso dei vegani, anche vegetariani, è diventato ormai un po' una filosofia di vita, nel senso
Tu puoi dire la pensi in quel modo, io ti rispetto, però io la penso in un altro modo, perché magari non credo a tutte quelle cose che dici tu, che fa male per questo, questo, questo. Non voglio entrare in polemica, perché no, no. Abbiamo parlato anche con i vegani da questo, da questa televisione. Però non si può essere, credo, adesso non so se sei d'accordo anche tu, né talebani, intendo, né troppo radicali nelle scelte che dici. Sì, abbiamo talmente tanta roba in Italia, certo. Parliamo dell'Italia adesso. La, che... la cosa bella è comunicare le proprie, il proprio modello alimentare e, come dire, metterlo però anche di fronte a un'analisi critica, di fronte a, ai risultati delle ricerche scientifiche, per esempio, o anche a un confronto culturale aperto con altre con persone che ovviamente pensano diversamente, come il regionale di Slow Food. Perché siamo riusciti a fare, come dire, dei numeri interessanti dal punto di vista del tesseramento? Perché ci siamo concentrati non su quelli che la pensavano come noi. Abbiamo cercato, questo è stato un mio, come dire, intento personale sin dall'inizio, quello di andare a parlare con chi non la pensava come noi. Perché questo significava, come dire, aprire le porte del mondo di Slow Food ad altre persone. Ma quindi anche la vostra è una filosofia, comunque, perché è un noi movimento... Noi ci occupiamo di politica del cibo, essenzialmente. Politica del cibo, perché... Assolutamente. È chiaro, loro cioè il movimento Slow Food, diciamo l'associazione Slow Food, non è quella che trovate nelle sagre paesane. Loro lì fanno politica del cibo, ma proprio lo fanno per insegnare a mangiare meglio e a mangiare diciamo roba sana, nata e prodotta, eccetera, quello che stavo dicendo. Esatto. Però nessuno va mai detto che siete dei sognatori, probabilmente. Sì, sì, beh, il primo sognatore ovviamente è Carlo Petrini, che è il fondatore, la mente. Carlo Petrini poi c'ha una visione a 360 gradi, perché non ce l'ha solo quella italiana, perché esatto. Lui è sempre in movimento anche all'estero, quindi... Principalmente, beh. sì, è vero. Ma vi dispiace questo essere sognatori oppure? No, non ci dispiace, è che i sogni bisogna poi... riportarli a pratiche concrete, e quindi, come dire, le cose che riusciamo a fare forse sono sempre minori rispetto alla visione che abbiamo, ma abbiamo iniziato un percorso, lo stiamo portando avanti e stiamo, a mio modo di vedere, stiamo rafforzando anche una certa idea di agricoltura che è attenta all'ambiente, alla qualità nella regione Marche. Andate avanti come Rieti, tanto questo sì, lo stiamo, immagino. Stiamo... Ecco, regione Marche, agricoltura mi viene in mente il terremoto che c'è stato nella nostra terra, che ovviamente ha martirizzato, ha buttato in aria aziende agrarie e compagnia bella. Ecco, qual è il vostro rapporto con il terremoto, se vuoi, o nel dopo terremoto? Io ho partecipato personalmente a diversi dibattiti sul sisma, e quello che è venuto fuori è stato sempre che il terremoto ha accelerato un allontanamento della montagna e un impoverimento di alcune attività economiche che era già in essere, no? E abbiamo cercato e cerchiamo di contrastare questa cosa, perché ovviamente noi vogliamo che le persone, i produttori, i trasformatori, i ristoratori rimangano nelle zone, ma rimangono se vi sono ovviamente se rimane un'economia, perché non deve essere solamente ovviamente un'economia di sussistenza quella che ipotizziamo nelle zone montane. Con Slow Food Italia stiamo facendo un progetto che è la Buona Strada. È un progetto che coinvolge per la prima volta le quattro regioni colpite dal sisma, quindi comprendendo Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo. E abbiamo cercato di fare un progetto che tenesse conto anche delle diverse realtà ambientali. Noi nel Maceratese abbiamo una situazione che è diversa rispetto ovviamente all'Ascolano, dove ci sono stati dei morti, e quindi è una situazione differente. Abbiamo pensato a un progetto che fosse, come dire, di riqualificazione di una migliore distribuzione del cibo nel caso dell'Ascolano, e stiamo ragionando su progetti legati al rifornimento di mense universitarie nel caso del Maceratese, è un progetto ancora che deve essere ancora valutato, accettato, ma ci stiamo ragionando. Abbiamo fatto recentemente Terra Madre Sibilla, che è stato l'incontro di tutti i produttori
della zona, nelle zone dell'Alto Maceratese, a Gualdo. Ecco, questo è un grosso evento perché ha fatto venire un, esatto, un, sì, un sì, mucchio, sì, come si dice, di esatto, gente. L'altro evento è stato il mercato della terra di comunanza, che è stato fatto, diciamo, anche questo recentemente. E sono modi di ragionare. Anche Pane Nostrum, per esempio. Anche Pane Nostro è una diciamo, manifestazione in cui abbiamo collaborato quasi sempre, e lì il ragionamento era un ragionamento sulla qualità dei prodotti legati, certo, alla filiera cerealicola, essenzialmente al pane. Quindi. Ultimissima cosa, adesso sì, voglio vedere se sei pronto. Dieta mediterranea, sì, due punti, secondo te, secondo, sì, è una filosofia o è un fatto turistico pubblicitario fatto per l'estero soprattutto? Beh, vi sono fondamenti scientifici. La ricerca fatta negli anni 50 nelle Marche, che paragonava la dieta, il modello alimentare delle Marche e quello del Sud Italia con, per esempio, realtà come l'Emilia Romagna, vi erano differenze in quegli anni sostanziali sulla dieta. E questo aveva degli effetti anche sulla salute. Non dobbiamo farlo diventare solo un fenomeno turistico. Quando prima parlavi, sono d'accordo con te, di spettacolarizzazione del cibo, ecco, il cibo non deve diventare lo strumento di promozione turistica. Cioè, se noi pensiamo al cibo, che è qualcosa di valore, che è importante, certo, non lo possiamo legare finalizzandolo a un'altra attività economica. Il cibo è più importante del turismo, quindi casomai è il turismo che è a servizio del cibo e non può essere il cibo a servizio del turismo, come purtroppo sentiamo spesso anche, come dire, nei vari convegni in cui vengo invitato, no? Il cibo attira i turisti. Il cibo non può attirare nulla in quanto viene prima. Comunque noi in Italia, e finisco qui, noi abbiamo una ventina di regioni più o meno autonome, sto scherzando, che è una ventina di regioni e abbiamo non so quante decine e decine e decine di cibi diversi. Io credo che sia una delle nostre caratteristiche peculiari, cioè usciamo da qui, andiamo in Umbria, sì, c'è assolutamente. Questo credo che sia quello che ci possa guidare veramente anche per il futuro, e a questo puoi aggiungere anche il turismo. Tu vai ad Ancona perché vado a mangiare il brodetto, esatto, per dire, all'anconetana, esatto, e visiti anche Ancona. Ecco, voglio dire, esatto, esiste questa strada. Senti, ultimissima cosa, educazione e formazione, te ne occupi te per Slow Food. Trovi, sì, difficoltà? Le difficoltà ci sono sempre quando si propone qualcosa che è un po' differente rispetto ai discorsi vecchi già fatti. In ambito educativo mi piace ricordare che, ad esempio, nelle scuole per molti anni si è fatta un'educazione alimentare basata sulla piramide alimentare, quindi su che cosa sia giusto mangiare. Scommetto che eravate per le merendine. No, assolutamente no. Però portavamo quando parlavamo di cibo nelle scuole portavamo il cibo, quindi portavamo le mele della tradizione, quindi le varietà locali, per esempio. Mettevamo a confronto, ecco, il cibo industriale con il cibo artigianale, quindi facevamo fare alle nonne dei ragazzi nelle scuole dei ciambelloni e valutavamo gli ingredienti. Quindi sono momenti che rimangono impressi nella mente, nel cuore dei ragazzi, e questo è, come dire, l'ambizione che noi abbiamo, quella di ragionare del cibo, però parlando con il cibo di fronte. Benissimo, io ti ringrazio, mi hai fatto venire voglia di pane e mortadella quando andavo a scuola io, quindi un milione di anni fa, portavamo quello, due fette di pane fresco e una fetta di mortadella. Abbiamo avuto ospite Ugo Pazzi, presidente regionale di Slow Food, abbiamo parlato insieme un po' di cibo e non soltanto. Grazie, alla prossima volta. Metto qui, che ringrazio. Vediamo che sta da bene, perché fanno un po' adesso. Vedremo. Siediti se vuoi, perché detto fra noi, fra un po' ti faccio un'intervista. Non devi preoccuparti se i tuoi pensieri vanno a destra, al centro, da sinistra. Devi troccarti un po', sembri un gufo sul comò, però sei il primo della lista. Che ne so, ti dirò, mi importa solo che tu non mi faccia il qualunquista. Così è perché...
detto fra noi ci sta anche meglio.